mia più grande passione, giocare a air hockey con te. E dai! Fammi segnare. E via! Wow! Ciao Ginevra. Ale, sei pronto? Dipende. Allora, chi perde risponde alla domanda. Ok, tanto rispondi solo te, dai. Vai, gioca. Dillo, che hai paura. Ma quale paura? Tieni. Allora, il momento più difficile sul set. Direi forse il primo combattimento al quale hai partecipato anche tu quando abbiamo sterminato uno in un bosco con salti, coltelli. E andiamo! Domanda, domandona. Un sogno nel cassetto. Vabbè, direi dirigere un film. Come ti sei preparato per le scene di combattimento fisico? Non mi vedi? Con ore e ore di allenamento e duro sforzo fisico. No. Sei una persona vendicativa nella vita? No, allora, non sono per niente vendicativa. Sono la persona meno rancorosa del mondo. E ho vinto. Hai vinto. Dai, fammi sta domanda. Forza. Dai un consiglio all'altro, l'altro sarei. E che ti devo dire, figlia mia? Evita nella vita di prendere scorciatoie. Scegli sempre di raggiungere un obiettivo difficile. Eccolo! Dai! Ok, ci sei? Sì. Qual è stata la tua prima reazione quando hai letto la sceneggiatura? Volevo fare subito le scene che avevo appena letto. Volevo arrivare subito sul set e girare. Ah, la piroletta fai. La tua scena preferita del film? Tutte le scene d'azione, perché per me la grande novità è proprio fare un film in stragrande maggioranza di azione. Quindi forse l'assalto al villone del boss per me è stata una delle scene più divertenti. 3 giorni a ammazzare persone, ne ho ammazzate 9 in 3 giorni. Bene, ottimo, mi sembra ottimo. Quale personaggio sarebbe perfetto per te? Fondamentalmente io mi diverto a interpretare qualsiasi ruolo, anche quelli distanti da me, quindi ad esempio in questo film mi sono divertita un sacco, quindi vorrei continuare per un pochino ad interpretare personaggi così. No, no. Grazie a tutti, vuoi la rivincita? No, preferisco una vendetta.